questo giorno delle stelle, questo è San Carlo Borromeo, quindi ci sono gli ospedali di Milano. UNESCO.
decorazione in ceramica e in seminato per la propria abitazione, nella casa appunto di via Marchionni, ai Giardini d'Arcadia, che è un po' l'emblema della ricostruzione milanese, questo rapporto forte che c'è tra l'architettura e il verde che la circonda, e dove proprio la pavimentazione pensata da Bobo Piccoli per l'appartamento privato di Menghi riprendeva in parte anche il gioco dell'oca e altre decorazioni di una bellezza e di una suggestione ancora oggi visibile. Quindi questo rapporto anche con l'architettura accademica, con personaggi come Canella, così come appunto con una serie di altri architetti che vanno da Alberto Scanzella, l'architetto Mello, da Sgrelli a Battistoni, con cui appunto Bobo Piccoli realizza la bellissima pavimentazione per tutta l'area delle stendine, sicuramente chiarisce qual è stata la capacità di Piccoli di spaziare attraverso il proprio linguaggio, attraverso quelle che sono invece le capacità espressive di mondi architettonicamente anche molto differenti, anche con funzioni differenti, dalla piazza a un edificio come la clinica Villa Flavia di Roma, dove si confronta con l'architetto Marescotti, per il quale realizza una recensione meravigliosa composta da un sistema in cemento armato bianco. Quindi si tratta di un'attenzione anche a creare gli spazi, a gestire la luce e le ombre, che sono parte integrante dell'architettura, non solo né decorazione né elemento soltanto artistico. Cano, Cassani, che fece il Fredo Mazzotto con Santinella, segno entro il 12 febbraio. Certo. Signor Di Leonardo, sono tre cortili.
ragazzi del Trento di restauro. Giustizia sociale, pagine scelte, seguo secondo ciclo. Questo è l'identesi. Signore Marco, avete Marco Salvioli. Sabato domenica 20, ore 21. 11 gennaio, 18 gennaio, gennaio e 1 febbraio. Scusa. Scusi. Il figlio prodigo. La cappella di Pinfaccia c'è qui tutti. Andiamo oggi Lucia, la famiglia di Fede, si scopre di visitare la cappella della donna del 1956, mentre ci siamo dentro il territorio di Casaniga, del 4.483, siamo venuti il secolo 16 di Lione, una volta esempio della creazione originale del secolo XV. Thank you.
Per rifilare i viti originali delle gelatine di madre e di casa dei Tellari. Prossima fermata, next stop, corso Vercelli via Trentino.
Yeah, Bob is looking at this story, but I'm trying to... I'm going to pause it because we're going to get into the market. Guri buon anno. Happy New Year. I wish. Ma scatta? Scatta? Ma non è scatta. Cos'è? Prova a dire, non so, una poesia, non so, di qualche cosa. Di una poesia simpatica, anche di scuola, non so. Mentre il corbo si un'arba per scete, ne ha son becca un fromage. Mentre il renard parla d'ora alle scete, e muove anche le mani. Se l'engage. Eh, bonjour, monsieur le corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage me rapporte à votre plumage, vous êtes le fenil des hauts de ce bois. À ces mots, le corbeau ne s'entend pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre le large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépenses de celui qui l'écoute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Cos'è quella della... Quella della volpe. Ah, capito, bella. Passa però. Bella, bella.